Ohana significa famiglia, ma in certi casi vuol dire mannaggia che t'è morta! Cosa ho fatto di male? Bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 parenti adottivi malvagi nei film. Se non volete finire preda di qualche lontano parente che vi vuole bene solo per ereditare la vostra collezione di Shingeki no Kyojin, cliccate la campanella. Pronti ai peggiori parentadi mai visti, donne e uomini disposti a tutto pur di farvi sentire come dei cani. E andiamo! Numero 10, Derek Huff, fratellastri a 40 anni. Dale, actually I have the opposite of a problem. I made over 550k last year. How much did you make? A volte finire in una famiglia allargata può risultare un pochino pesante. Derek non solo non si comporta da fratello, ma è proprio il next level del bulletto della scuola. Narcisista, ego riferito, aggressivo, disposto a passare sui cadaveri pur di rivalersi su chiunque e sempre pronto a mettere in mostra i suoi addominali. See these? See these boys? This is what I live with. Every day I lather this up with Kiehl's in the shower. Guarda i miei muscoli qui! Ho la tempra dell'alfa di qua! Fatturo quanto il PIL del Nicaragua! E che palla insopportabile! Forse non così malvagio come altri nomi di questa lista, ma qualcuno dovrebbe guardarlo dritto in faccia e dirgli ammortizzati, tesoro. Ok, I'm gonna save it with the solo. Bow, bow, I'm Derek, and I can sing high like this. Bow, bow. Numero 9, Beverly Barish, Tommy Boy. Hi, honey. Hi. Poteva andare peggio. Fosse stato per un paio di lettere nel suo cognome, sarebbe stato preda di un pagliaccio assassino. Cioè, non di meno, il quadro è oscuro e malato, quasi come nelle fogne di Derry. Oh, ecco la femme fatale pronta a saltare addosso al ricco vedovo padre di Tommy. Tommy, it sounds funny saying this, but my son is going to be your new brother. Brother? E appena il signor Big Tom tira le cuoia, è pronta a rivelare la sua vera natura, proprio come Pennywise. Innanzitutto cerca di svendere le quote della società del defunto marito, ma non è tutto. Lei e il suo figlioccio non sono madre e figlio, e quindi perché non darsi a delle grosse galoppate schioccalombi? Weird. E porta pure quasi a termine il piano. Bad mommy. Don't call me that, it's creepy. Numero 8, il patrigno, stepfather, il patrigno. All we need is a border out here. Bambini, sono a casa! Prima di precipitare sull'isola della Dharma, John Locke aveva l'abitudine di sposare donne con bambini solo per poi farli tutti a pezzi. Perché è uno psicopatico malato come una scimmia col cimurro! È la storia più vecchia del mondo, già vista e sentita in decine di storie vere e inventate, ma Jerry ci mette ovviamente del suo e il rapporto con la figliastra assume toni ancora più scabrosi. Who are you? How'd you get on to me? L'escalation è presto servita, con la nostra espressione a metà strada tra che schifo, ho pestato la cacca e ho appena sentito un rumore in soffitta, spero che non sia qualcuno che fa la cacca. Un serial killer come parente potrà anche avere i suoi lati positivi, ma non in questo caso dove troviamo solo follia omicida e morbo affettivo sessuale. Hodgkins, what's to get wrong? What did you say? Huh? Wait a minute. Who am I here? Numero 7, Catherine Meritoyle, Cruel Intentions. Now tell me. Are you in? Or are you out? Da chi prova della morbosa attrazione per la figliastra a una ragazza miliardaria che delle convenzioni proprio se ne strafrega. Le sfrutta quanto basta per passare come perfetta teenager solo per poi pipparsi la Colombia e intrattenere un rapporto incestuoso con il fratellastro che almeno all'inizio non si dimostra da meno. Dio li fa, poi li accoppia. That feels good. Qui non si tratta di una femme fatale, è proprio una bomba sexy nucleare che usa il suo corpo come un'arma da ricatto in diverse situazioni arlecchinesche tra Ce l'ho mio marito e legal thriller. Ma vista la tempra dimostrata dalla ragazza, vedendo il finale del film è proprio il caso di dirlo. Karma is a bitch, baby. You're just a toy, Sebastian. A little toy I like to play with. Numero 6, il Capitan Vidal, il labirinto del fauno. Non mi importa lo che necessite o lo che queste. Quando il tuo patrigno è un capitano franchista che si diverte a sfoggiare marzialità e sadismo in maniera inflessibile, c'è poco da fare. Anche io preferirei passare le mie giornate in un mondo incantato, che sia immaginario o meno. Sto fino al midollo anche con la moglie incinta, Sergi Lopez, in questo film è davvero un mostro. No, hubiera potuto vedermi. Violento, ai limiti della tortura, atteggiamento non nuovo dei franchisti, eh? In un faccia a faccia con l'uomo pallido, quello con gli occhi nelle mani, Vidal sarebbe riuscito benissimo a farlo scappare anche solo dicendo «Hola!». Lastima. Numero 5, Un Ju, se si dice così, Two Sisters. Come 음식도 만들면서 니들 오기만 기다리고 있었는데, 어쩜 니들 오자마자 이럴 수가 있니? 뭐 했어? 어?
Bulldog, eh? Può il frammento di una personalità dissociata risultare meno pessima solo perché non reale? Ma quando mai? Figuriamoci in un film coreano! Eun-ju è proprio una s***a sadica e autoritaria. No, tu te ce vene re un gogne. Prima chiude a chiave nell'armadio una delle due sorelle, poi parrebbe trascinarne via il corpo, probabilmente ancora vivo, in un sacco di juta. È anche vero che non mi sarei aspettata nulla di positivo da una persona così glaciale da essere il peggior nemico dei transatlantici. Quando poi la vera Eun-ju spunta fuori, appare un po' più accondiscendente, ma un po' poco, e non cambia quasi nulla. Numero 4. Esther Orphan. If you walk away now, it'll starve to death. Is that what you want? Dunque, io non ho mai cercato di sedurre mio padre vestita come una spogliarellista di Nashville dopo essere stata adottata dai miei nuovi genitori per il mio carattere sgargiante e l'estremo acume dimostrato. A quell'età forse avevo detto addio ai mini pony, ma al massimo davo da mangiare alle oche nel laghetto. Non schiacciavo uccellini né tantomeno uccidevo suore. Esther? Esther invece sì. Pazza come un camaleonte daltonico, ma all'inizio nessuno pare avere dubbi sul suo buon cuore di bambina. I really love you. E poi una rivelazione tra lo scabroso e lo scrauso. Quella pazza psicopatica è un'adulta affetta da nanismo? Ma chi è il pazzoide che ha scelto sta sceneggiatura? I think there could be something wrong with Esther. Numero 3, Loki Laufeyson, Marvel Cinematic Universe. And then he'll wake just long enough to see his good work. And when he screams, I'll split his skull. Se il vostro fratellastro o figliastro fosse in realtà il legittimo erede al trono dei giganti di ghiaccio di Jotunheim, con cui la vostra famiglia è tipo in guerra da prima che esistesse qualsiasi cosa, e scoprisse di essere stato una sorta di ostaggio per tutto il tempo, beh, forse anch'io la prenderei male. E perché chiedere un chiarimento quando puoi allearti con il tronista Giovanni Convertanos? Because no matter how much you claim to love me, you could never have a frost giant sitting on the throne of Asgard. Ma lo sappiamo, Loki non è malvagio. Forse è il male, ma non è cattivo di per sé. È solo un trickster di professione con giustamente qualche trauma nel background, quindi conviene semplicemente che alla cena di Natale gli facciate un bel regalo e magari deciderà di lasciarvi stare. Numero 2, la regina cattiva, a.k.a. Grimilde, Biancaneve e i Sette Nani. And there, my faithful huntsman, you will kill her. Grimilde, amica mia, ma tu sei una bellissima signora, che problema c'è? Ok, sì, ho capito. E niente, che ci volete fare? La regina cattiva, giustamente, deve fare la cattiva. E quindi via, invidia manetta per la povera figliastra, che comunque, io gliel'ho detto, prendila con filosofia, ma oh, niente. Dopo aver ascoltato l'oroscopo dello specchio, si convince a farla fuori, prima con un cacciatore che avrà pensato, ma chi me lo fa fare? Poi dicendo addio a tutto lo charme rimassole per fingersi una vecchia decrepita e avvelenare quella rimbambita. Non c'è bisogno di dire altro, no? All alone, my pet. Why, yes, I am. But the little men are not here. No, they're not. Avevo sempre visto queste figure come degli archetipi, tutti un po' stereotipati, ma a scavare nel profondo sono ben diversi. E prima di scoprire chi ha sottratto lo scettro di numero uno a Grimilde, ecco le menzioni onorevoli. Hello, worthless. Miss me? Trust me, pet. Mother knows best. Numero 1, la premiata ditta Lady Tremaine e figlie Cenerentola. Oh, mother! You did it on purpose! Con un numero di varianti quasi indecente. Questo trio di arpie è la famiglia da cui scapperebbe chiunque. Dopo la morte del marito, la gentile signora e prole al seguito trasformano la vita di Cenerentola in un inferno in terra fatto di soprusi, commissioni, pulizie e lavori umilianti, e senza neppure uno straccio di contratto a progetto a fingere di tutelarla. Oh yes, and the tapestries, and the draperies. But I just finished. Do them again! Brutte come la fame in Sierra Leone e antipatiche più dello psichiatra Morelli in down d'anfetamine dopo un rave party. Le tre sembrano trovare pace solo trattando Cenerentola come un mulo sotto il sole del Gennargento il 4 di agosto. E più di tutto, ma più di tutto, lo spregio definitivo, il vestito del ballo fatto a pezzi per il puro gusto di farlo. Girls, girls, that's quite enough. Non c'erano dubbi, queste tre fanno sembrare i Dursley l'allegra famiglia del Mulino Bianco. Che ne pensate? Siete d'accordo con la nostra lista?
Mi raccomando, condividete questo video e cliccate sulla campanella prima di venire ingaggiati come domestici sottopagati in casa vostra, che poi lo sappiamo, a chi piacciono le pulizie? A nessuno, quindi fatelo!